Per cucinartusi.it siamo a Palermo, all'Hotel San Paolo Palace, e sono con Mario Puccio, presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo. Reduce da questa presentazione straordinaria di questo evento, di questa festa del cuoco, ma soprattutto anniversario dei 20 anni del Culinary Team, di cui tu sei un esponente, lo sei stato in passato tantissimi anni. Ti voglio fare una domanda, mi fai una specie di riassunto in un minuto e mezzo, usa pochissime parole, di questi 20 anni di Culinary Team? Mi chiedi una cosa lo impossibile. Lo so, infatti, Maurizio, è difficile, perché... ma voi siete esperti nel fare le cose impossibili. Sì, riassumere 20 anni è un mix di concentrazione, di stress, gioie, dolori, nottate, sacrifici, tempo tolto alla famiglia, alle persone che si amano, tempo passato in cucina, tempo dedicato alla promozione di quelli che sono i nostri territori. Ma sicuramente ci dà tanto, ci dà una forza per andare avanti, perché chiaramente la passione per la cucina che ci spinge anche a confrontare, perché fare i concorsi significa andarsi a confrontare con altre squadre che vengono da altri posti del mondo, e chiaramente questi sono dei momenti di crescita importanti, perché se non ti confronti non puoi crescere. Esatto. Se rimani sempre nel tuo guscio non hai la possibilità di vedere cosa c'è fuori, per cui per noi è sicuramente, diciamo, una tappa importante questi 20 anni. Io ricordo, oggi sono il presidente dell'associazione, ma ricordo sempre che cominciai a scaricare i furgoni del primo team Palermo, per cui queste sono le sfide che ti portano a dare sempre di più, a dare il massimo, a perfezionarti anche su quello che è il nostro lavoro. Io vi seguo da poco più di 10 anni e mi ricordo che mi avete dato tantissimo, voi a me con le varie cene dove mi avete invitato. Sono cresciuto praticamente grazie a voi, e però appunto è questa dedizione, questa precisione e questa perfezione che io già avevo di mio, però voi ovviamente me l'avete rinforzata, che poi è quello che io vado a cercare quando vado a fare le recensioni. Ma ti vorrei chiedere di citare anche gli altri team che avete creato che in passato è l'ultimo che è nato in questi ultimi giorni. Assolutamente sì, abbiamo il team dei decoratori, il team decorator che si occupa di andare a allestire quello che è il tavolo di esposizione del Culinary Team Palermo. È composto da bravissime decoratrici, sia per quanto riguarda ad esempio dei componenti di pasticceria come la pasta di zucchero e il passigliaggio, ma anche dei lavori di intaglio. Abbiamo il maestro Benedetto Priolo, insomma, che è un'eccellenza tutta nostra e che è molto apprezzato. C'è il team dello street food, oggi ai campionati della cucina italiana di Rimini uno spazio importante dedicato a quella che è questa categoria dello street food, perché chiaramente essere presenti là significa andare a rappresentare Palermo. Una città come Palermo non può mancare una vetrina così importante a livello nazionale ma internazionale, perché ormai ai campionati della cucina italiana vengono molte squadre anche dall'estero, che sono delle squadre, delle delegazioni estere che ha la Federazione Italiana Cuoco sparse per tutto il mondo. Non ultimo abbiamo il neonato Junior Culinary Team. Mi auguro che i ragazzi si possano cominciare ad allenare, avvicinare al mondo delle competizioni e partecipare già ai prossimi campionati della cucina. Le nuove leve dei senior. Sì. E poi abbiamo l'ultimo nato che è il Bagheri, per cui oggi c'è un'attenzione particolare a quello che è il mondo dei lievitati, delle farine, per cui dell'arte bianca in genere, per cui abbiamo voluto creare, il maestro Giuseppe Giuliano ha voluto creare fortemente questo nuovo team che si occuperà, diciamo, di seguire tutta la parte tecnico-scientifica che riguarda l'arte bianca. Perfetto, e nel futuro del Culinary Team cosa c'è? Sicuramente tanto impegno, tanto sacrificio per le nuove competizioni, perché chiaramente lo ricordo. Sì, per andare ad affrontare una competizione c'è tanto lavoro dietro. La prossima mi auguro che sia ci saranno sicuramente i campionati della cucina italiana, ma ci sono anche le Olimpiadi di cucina di Stoccarda, a cui il Culinary Team Palermo febbraio a Stoccarda. L'autunno servirà chiaramente per continuare gli allenamenti. Già sono Perfetto. Cominciati. Grazie, vediamo di trovare il presidente regionale.
Sì, lo assolutamente, assolutamente. Cerchiamolo, cerchiamolo. E allora fra poco. E infatti eccomi col presidente regionale dell'Associazione Cuochi, URCS, Rosario Seidita, che tra l'altro tu hai fatto parte del Culinary Team, l'associazione di Palermo. Assolutamente. Dico, non sei un volto nuovo, anzi, diciamo, sei uno dei vecchi ormai. Io sono cresciuto all'interno dell'associazione provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo. È dal 99 che sono iscritto nell'associazione provinciale e grazie a, diciamo, agli amici con cui ho condiviso questo percorso sono cresciuto anche dal punto di vista istituzionale, perché da semplice socio ora mi ritrovo a fare il presidente regionale nonché componente del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Cuochi nonché membro della giunta della Federazione Italiana Cuochi. Ma, a proposito di compiti istituzionali, oggi abbiamo avuto qui con noi l'assessore Forzinetti del Comune di Palermo. Sì. Sta nascendo una collaborazione, mi è sembrato di capire, in cosa il Comune ci può aiutare e in cosa l'associazione può aiutare il Comune? No, io credo che sia importante, la nostra è un'associazione di categoria, quindi rappresenta il cuoco nella sua professione e quindi sia importante creare quelle sinergie con le istituzioni affinché si possa, come dire, si possano trovare in iniziative, strategie per svolgere delle attività che siano di crescita per il territorio, per la nostra formazione, anche e soprattutto per quella per i giovani. Quindi quando noi proponiamo delle attività è importante che l'istituzione comunale, in questo caso a fianco dell'associazione, valorizzi anche le nostre attività, dia la giusta visibilità attraverso un patrocinio, perché il nostro è anche un ruolo che svolge una funzione tra virgolette sociale, perché noi non solo deliziamo i palati attraverso le preparazioni culinarie. No, io dico sempre che avete la salute dei clienti in mano. Assolutamente sì, quindi delizia le palate nulla in confronto. Oggi il cuoco deve ampliare le proprie conoscenze perché deve essere sempre pronto a tutto. Abbiamo visto che è stato presentato anche, è stata presentata una sorta di piccola delegazione del Culinary Team Sicilia. Sì, E sono stati, diciamo, selezionati dall'Associazione di Palermo a alcuni. Proprio alla stregua di quella provinciale abbiamo fatto il team regionale, il consiglio direttivo regionale proprio ha deliberato di comporre un team regionale attraverso una selezione che viene fatta su tutte le province, le associazioni provinciali delle 9 province siciliane. Già lo scorso anno abbiamo partecipato alla Coppa del Mondo di Lussemburgo come Sicilia, come regionale, sì, come team Sicilia, e abbiamo conquistato una medaglia di bronzo che, diciamo, non è da poco. Quindi medaglia dal Culinary Team Palermo, medaglia dal Culinary Team Sicilia. Esatto. Tra l'altro l'anno scorso in Lussemburgo eravamo l'unico team nella categoria regional dell'Italia, quindi eravamo veramente gli ambasciatori, i rappresentanti regionali di tutta l'Italia. Esatto. Perfetto, Rosario, io ti ringrazio e allora ci vediamo l'anno prossimo, anche prima magari. Anche prima, ancora c'è. Magari a fine anno. Intanto abbiamo dei progetti in itinere su cui stiamo lavorando, abbiamo già avviato i lavori. Primo quello del congresso regionale che presumibilmente i primi di novembre faremo nella città di Noto. Sarà un momento importante anche perché sarà collegato al fatto che la Sicilia otterrà il riconoscimento di regione gastronomica europea per il 2025. Chiaramente abbiamo anche delle attività, c'è un progetto di offerta formativa su cui stiamo lavorando per fare formazione negli istituti alberghieri, proprio per dare un momento formativo ai giovani ragazzi che soprattutto quarto e quinto anno che si dovranno approcciare poi al mondo del lavoro. Contatto fra scuola e professione. Esattamente.
proprio rafforzare questo rapporto con le scuole affinché i giovani siano più vicini ai professionisti e quindi al mondo del lavoro. E poi in itinere abbiamo altre attività, che sicuramente a settembre c'è un concorso che faremo probabilmente a Taormina con la collaborazione col CNA delle professioni, quindi ci sarà la festa del cuoco a ottobre, quest'anno sarà la festa del cuoco nazionale, sarà a Bari, per cui sicuramente una nostra delegazione andrà a Bari. Esatto. Perfetto, e allora io ti ringrazio tutti e posso anche terminare con il mio solito, per cucinartusi.it io ho finito qui. Grazie a te Maurizio.